Sono tornato con un nuovo video tipo l'estate corta, cioè senza maglietta perché fa troppo caldo e non me ne fotto assolutamente un cazzo di mettere la maglietta. Io sono venuto con un nuovo video per spiegarvi di nuovo, dato che l'altro me l'hanno bloccato perché del Guetta è un grandissimo troione per il copyright. Vi spiegherò brevemente come fare i soldi a livelli bassi salendo mano a mano, con vari punti possiamo dire. Partirei subito dal primo punto, cioè quello più difficile, fare soldi dall'1 al 30 è un po' merda fare i soldi, perché potete avere fonte di guadagno, ad esempio facendo meti con le pietre, con i libri, ma poca roba. Avete molti più soldi dopo, potete fare soldi con comunque dall'1 al 30 facendo meti, droppando libri e pietre, facendo la missione con PPG dell'anello fidanzamento che si vende comunemente a 7 milioni, oppure con drop semplici, stronzatine, ma soprattutto con drop di oggetti che servono per trasformare i pet del nuovo stadio, possiamo dire. E fino a qua io consiglierei di arrivare fino al livello 30 con questi modi. Magari potete anche andare a droppare l'uno ai livelli sotto 30, ma dai selvaggi, ma è molto difficile, io non la consiglio molto. Un'altra cosa che vi consiglio dopo il livello 30 invece è di cominciare a farvi le schegge, che vi aiutano davvero tanto. E le schegge, se faccio vedere la missione, allora io non l'ho accettata ancora adesso la missione, quindi voi adesso andiamo dal nostro amico bastardo che mi cade la cosa, ok, così perfetto, andiamo dal nostro amico alchimista, prendiamo la missione, cioè quello che dovete fare anche voi, e possiamo fare le 30 schegge giornaliere. Qui potete fare, possono far tutti, basta che PG sia livello 30. Voi dovete farlo su 5 PG e completerete un account facendo 15 core dragonis al giorno invece che uno, invece che 3. Ora vi spiego più o meno come funziona. Voi andate con un PG in torre o dove ci saranno i vari punti che dopo vi insegnerò, e ora impariamo il metodo, dopo impariamo i punti dove farlo. Voi prendete il vostro PG principale, quello che usate sempre, e iniziate a droppare le schegge. Però vi serve un altro PG che vi faccia da, come da magazzino, quindi serve il PG che le droppa più un PG magazzino che le conservi solo praticamente. Voi raccogliete le schegge, non arrivate mai a raccogliere da terra la decima scheggia, perché se raccogliete la decima scheggia ve lo trasformerà automaticamente in Core Dragonis e praticamente ne avete ancora due possibilità. Se voi lo farete per tre volte siete fottuti praticamente, quindi state attenti di non fare il Core Dragonis. Quindi arrivate alla nona scheggia, non raccogliete la decima, anche prima se non vi fidate perché potete sbagliare. Passate in commercio, non buttando a terra, in commercio al PG magazzino queste schegge, in modo che lui le conservi, perché se lui le raccogliesse da terra invece le schegge si trasformerebbero in Core Dragonis. Invece se le passate in commercio potete passarle da 10, 20, 30, 40 e loro rimangono lì come schegge. Arrivati alle schegge totali, cioè 3 per ogni PG, quindi in 30 per ogni PG, che fanno 3 Core Dragonis per ogni PG, quindi servono in totale 150 schegge per account, prendete 30 schegge e le mettete sul PG livello, PG 1, PG che usate, 30 su un altro PG all'interno del vostro account, che sia sempre al 30, e così per tutti i 5 PG all'interno del vostro account. Trasformerete tutte le schegge in Core Dragonis dall'alchimista su tutti i 5 PG e avrete 3 Core Dragonis, uno sul PG principale e altri 3 per ogni PG che avete nell'account. Ora prendete questi Core Dragonis, non apriteli, li mettete nel magazzino e li mettete tutti su un PG solo, perché questi hanno la possibilità di essere immagazzinabili. E io consiglio di non aprirli subito tutti. Aspettate una settimana circa e li aprite tutti assieme. E dopo iniziate a uppare l'alchimia, come è molto semplice fare dall'alchimista. E cercate di, all'inizio io consiglio soprattutto di vendere
Gradley. Sì. Oh, ma farti fottere. Di vendere antichi. Perché Gradley non puoi vendere. Di vendere antichi. Basta che voi portate. Voi fate per classe. Mettete qua. Fate raffinamento. Se vi va il raffinamento, potete ottenere un tagliato. Se avete due tagliati potete ottenere un raro, oltre a due rari potete ottenere l'antico. Dall'antico in poi possono essere vendibili nel fagotto praticamente. Non ve lo porterete mai nell'inventario un pezzo d'alchimia, lo prenderete direttamente da qua e lo porterete sul fagotto. Non è complicata la storia. Non ve l'avete mai nell'inventario, ce l'avete sempre in questo sorta di magazzino alchimia. Quindi da qua lo porterete e lo metterete nel fagotto. Il grado di purezza invece è quando arrivate a livello leggendario, potete upparli per grado di purezza. Ad esempio vediamo che questo qua è un limpido. Quando voi ottenete un grezzo normale, invece è scritto purezza opaco. Se avete due opachi avete la possibilità di avere un chiaro. Se avete due chiari avete la possibilità di ottenere un limpido. Se avete due limpidi avete la possibilità di ottenere un brillante. Due brillanti possono fare un eccellente. Voi fermatevi all'antico opaco, non c'è fretta, non c'è nessun problema. I prezzi generalmente si girano sui 35kk il granato, 35kk l'onice, 82-85-90 il diamante, 70-75 giada e zaffiro, 130-125-135 il rubino. Quindi non è male il rubino. Quindi questo metodo vi permette di fare molte schegge al giorno e molte persone so che lo fanno su più account, cioè non un account solo, cioè non 150 schegge al giorno, ma 300, 450, cioè 3 o 2 account, dipende. Vi può fare anche 100 più o meno, 1 miliardo a settimana, se siete fortunati, se no 600kk. E è un buon rendere, è un buon rendere. Al 30 potete anche andare come posto iniziale per fare le schegge dagli orchi. È un buon posto per iniziare a fare le schegge. Al 40, tanto che livellate, droppate denti d'orco, vendibili, eccetera, eccetera, andate in torre. A livello 40 vi consiglio di droppare le schegge al primo piano, lì è un buon punto. Se riuscite magari più avanti, o magari anche lì siete con un buon equipaggiamento, potete anche scalare fino arrivando al fabbro, ma non lo so, dipende dal vostro equipaggiamento. Poi, al superato il 75, o se avete un PG 75, potete farli anche al settimo, smobbando tutto i lati e lasciando solo il medium al centro. Facendo il medium si possono droppare sia PDA, che è un buon metodo anche per fare soldi, al 61-55 circa, dal 55 al 61, fai buon soldi con le PDA, libri che ti cadono, non cadono le pietre, ricordatevi dal meeting del 70 della torre, però cadono sempre le schegge, quindi si possono unire questi due metodi per fare soldi, anche se le PDA ormai sono uscite abbastanza. A 75 comunque avete anche la possibilità di andare a fare schegge in catacombe, che dicono che sia un ottimo posto per fare soldi, non male. Poi, io le schegge comunque le prediligerei molto per i PG che non shoppano, perché si può fare una grande quantità di soldi. Inoltre a 75 potete accedere ad Atla 2, Atla 1, e vi consiglio, se volete, il drop delle armi, solo perché le armi adesso vengono vendute bene perché vengono date al pet. Per alimentazione, per salire di livello, possiamo dire. Ma anche potete expare pet di altre persone che vi danno buona quantità di yang, o expare o proprio altre PG. Poi vi posso consigliare al 90 di fare drop, ma il drop è basso, sempre le schegge. E dal 95 in su, sottobosco potete fare qualche meeting in sottobosco, ma non lo so, io, cioè, come fonte di guadagno no.
Però potete sempre expire i pet molto facilmente, perché c'è una buona quantità di exp, che proprio exp, e una buona quantità di drop oggetti che vi possono aiutare a far salire il vostro pet o gli altri pet delle altre persone. Poi io vi consiglio, se siete buoni, avete una buona gilda, di fare boss, perché fare boss è sempre un ottimo guadagno, quasi sempre. Soprattutto col melee, che è l'ultimo che hanno implementato, si fanno buoni soldi se riuscite a completare la mappa. Inoltre vi consiglio di sfruttare sempre al massimo tutti gli eventi, quindi vi consiglio di stare molto attaccati a guardare il forum per quando ci saranno possibili eventi di calcio, luci di luna, stronzate varie. Alcune puttanate lasciatene perdere, tipo pesca, no, eventi pesca, no, no, lasciamo perdere. Però la mineraria, il picconare, è una buona cosa, potete fare molti soldi col picconare, soprattutto con i giacimenti nuovi, anche se non avete una, questa qua, se non avete un'abilità di scienze minerarie alta, fate molto fatica a droppare quello che vi interessa a voi. Quindi vi consiglio sì di fare minerali, ma quando avete altro potete andare a fare minerali in mappe 90, cioè smeraldi, granati, che vanno molto bene, vanno a buon prezzo soprattutto. Oppure alternarvi sempre ai boss come drago, eccetera, che sono buona fonte di guadagno. Ma io non ho altre idee mie per, che mi hanno anche aiutato a volte a stirare questa lista, non ho altre idee per fonti di guadagno. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere e ci rivediamo magari al prossimo video.